Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere è cambiato lo sfondo, ditemi se vi piace perché oggi siamo nella prima recensione di qualità del canale. Come avete visto dal titolo, dalla miniatura, che non molti vedranno questo video perché non è interessante, soprattutto saranno quelli del settore, parliamo di cinture da powerlifting o bodybuilding, però di cinture professionali. E c'è un divario assurdo tra la qualità e naturalmente il prezzo tra queste cinture. Vi porto una buonissima cintura entry level che ho utilizzato io proprio come cintura entry level e ci sta. Una cintura che non vi consiglio tantissimo di acquistare, però ci sta per provare, e invece la vera e propria cintura secondo me è la migliore e vi spiegherò anche i motivi perché la reputo la miglior cintura attualmente sul mercato. Iniziamo con la prima cintura. Beh ragazzi, la prima cintura che vi parlo è di una cintura in semplicissimi 10 cm di altezza, molto molto flessibile, con il prong ragazzi, quindi niente lever. Questa la potete modulare quanto volete, quando volete, quindi se un giorno avete mangiato di più o avete mangiato di meno, basta inserire nell'apposito buco che avete, quindi ragazzi è molto modulabile, infatti io l'ho presa di una misura molto grande perché, come sapete, io nel corso del tempo ho perso tantissimo peso e poi ho fatto fare dal calzolaio dei buchi in più, quindi la potete stringere quanto volete. Naturalmente diventa scomoda perché diventa abbastanza lunga, però ragazzi la potete modulare come volete. Quindi, come stavo ben dicendo, quella è un'ottima cintura entry level per chi si sta approcciando al mondo del bodybuilding, del powerlifting, non vuole spendere una cifra esorbitante per la cintura, vuole una cintura comunque ibrida, una cintura modulabile, una cintura che non gli blocca, che è una cintura non troppo rigida, perché comunque ragazzi, se non siete avvezzi al mondo, se non siete abituati, una cintura rigida vi può dare molto fastidio. Ora passiamo ragazzi a una cintura che sta spopolando questa tipologia di cintura per ora sul web. Parliamo di cintura con lever belt. Questa ragazzi è anche modificata, come potete vedere, con la mia scritta il Peppe, che è il mio nickname, quindi ragazzi un'ottima cintura se di qualità. Questa non lo è ragazzi, questa ha un lever belt davvero davvero orrendo ragazzi, si sente la qualità scarsissima. Io l'ho comprata su Amazon a una trentina di euro, quindi una cifra irrisoria, devo essere sincero, però l'ho provata 3 volte e ho deciso di toglierla. Preferivo passare alla prong, comunque una prong lacertosus, quindi la qualità c'è. Questa ragazzi è una cintura molto morbida, come potete vedere, una cintura che vale i soldi spesi, alla fine l'avete pagata 30 euro, ci sta. Per provare il prong, ragazzi, un prong di qualità, se lo dovete acquistare, vi costa minimo 40-50 euro. Quindi se tutta la cintura compresa, quindi se tutta la cintura, scusate, con lever la prendete 35 euro, non aspettatevi la qualità perché non c'è. Comunque è una cintura, come dicevo, da provare se volete provare la situazione del lever belt, perché la problematica di questa tipologia di aggancio sta nel fatto che dovete utilizzare un cacciavite ogni volta che dovete modificare l'apertura della cintura. Una volta trovate la vostra apertura e va subito agganciata così, semplicissimo ragazzi, è chiusa. Naturalmente questa io la preferisco come sistema ad alla prong perché vi dà maggior combattenza, la riuscite a stringere molto di più e con meno fatica. Poi basta sganciare così ragazzi a fine dell'esercizio e la potete tenere addosso senza fare troppi problemi. Naturalmente ragazzi, vi straconsiglio di prendere qualcosa di qualità, anche se dovete spendere qualcosina in più, però ragazzi la spendete una volta sola e vi durerà nel tempo. Quindi ragazzi, io dopo averci stilato questa ho deciso di non fare più acquisti a caso, ma di andare a cercare la miglior cintura, naturalmente per le mie esigenze, per i miei gusti, naturalmente. Ragazzi, e sono arrivato a questo prodotto. Questo prodotto, ragazzi, per chi è del mondo del fitness, del powerlifting, lo conosce sicuramente. Per chi invece passa di più dal bodybuilding o da altre discipline, no, ma ve lo presento io. Un ottimo prodotto, se non il migliore. Abbiamo tanti prodotti come la Brahma o la Toro, comunque la Titan produce anche belle cinture, però questa ragazzi secondo me è la miglior cintura sul mercato perché vi offre il lever belt modificabile, quindi modulabile durante l'allenamento.
Quindi ragazzi, come vedete, mi avvicino, potete modulare, scegliere l'apertura della vostra cintura durante l'allenamento. Sembra una banalità, ma ragazzi è una cosa fondamentale. Poi parliamo comunque di 13 mm di cintura, spessa, rigida ragazzi, una cintura rigida che all'inizio può dar fastidio, ma appena prende le misure del vostro corpo diventa fantastica. Ma è una cintura ragazzi che nello squat e nello stacco si sente, una cintura che ragazzi non passa inosservata, ma vi dà maggiore compattezza. Tutta un'altra cosa ragazzi riguarda le due cinture presentate prima. Naturalmente il prezzo ragazzi è totalmente diverso, prima parliamo di 35-50, qua siamo a 200 euro di prodotti, ma ragazzi li vale tutti. Una cintura di qualità, l'Ever Belt di qualità ragazzi, una delle migliori cinture utilizzate nel mondo del powerlifting anche a livello di competizione. Quindi come potete vedere la SBD, la Titan comunque e altre due tre marche sono le più blasonate per livello di gare. E per quello che è il mio consiglio naturalmente è che non dovete acquistare un SBD per fare uno squat, non dovete prendere una cintura da 200 euro per fare uno squat. Però quello che vi consiglio io è cosa dovete fare e cosa volete fare. Il mio consiglio che vi posso dare è: dovete allenarvi a passatempo giusto quelle poche volte a settimana, ma volete una cintura vostra. In palestra non hanno una cintura da 10 mm perché molte volte ragazzi è lo sbaglio, si vedono quelle cinture strette dietro e larghe davanti, non servono a nulla. Voi quando fate la manovra di Valsalva spingete con l'addome, non con la schiena. La cintura non serve a preservare la schiena, la schiena la preservate solo nel caso in cui il vostro esercizio è perfetto. Se no ragazzi la schiena e le ernie usciranno comunque. Voi in quel modo con una cintura ben larga davanti, qui questa in questo caso è 13 mm ma anche 10 va bene, andate ad applicare la manovra per salva spingendo con l'addome. Questo vi permetterà di essere ben compatti. Quindi ragazzi potete prendere anche una prong che vi costerà sicuramente di meno di una lever belt di qualità e anche lì si vedrà la differenza. Naturalmente la SBD è IPF approved, quindi cosa vuol dire? Che è approvata dalle maggiori federazioni in quanto a powerlifting e questo già ne denota una certa qualità. Ci sono comunque cinture, parliamo anche di una Strength Shop che io non ho provato in prima persona, però comunque persone che io conosco che mi hanno dato diverse referenze, che comunque sono ottime cinture, non professionali, non durature come la SBD, però sono ottime cinture. Quindi potete prendere anche un prodotto di quella, andate a vedere sul mercato, comunque ci sono tantissimi youtuber che vanno a fare le recensioni. Io ho preso questa, l'ho provata un bel po' nello squat e nello stacco e la differenza l'ho notata. Quindi ragazzi scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di queste cinture che vi sto attualmente presentando. Ditemi se volete altri video sull'attrezzatura che utilizzo in palestra e sulle comparazioni, perché io ragazzi ho acquistato nel corso del tempo tra 3 anni e mezzo tanti prodotti perché mi sono sempre appassionato e ho sempre voluto provare le varie tipologie di cose. Come ragazzi, come ognuno ha una passione, va a spendere per migliorare sempre quella passione che ha. Io ho acquistato ginocchiere di diverso tipo e mi sa che il prossimo video sarà proprio questo. E poi ragazzi, se volete vi porterò delle novità sulle scarpe da powerlifting, comunque le scarpe da sollevamento pesi, che c'è una bella differenza. Ragazzi, sono davvero entusiasta perché ho visto per ora ci sono dei rumors che dovranno uscire le Romaleos 4. Io avevo visto in giro le 3XD, le 3 e le 2, non mi hanno fatto impazzire le 3XD, le 2 erano davvero belle, però aspettavo le 4. Ci sono dei rumors che parlano delle 4, ci sono anche uscite delle novità che io ho pubblicato su Instagram in una storia, quindi seguitemi. Però ragazzi, si slitterà tutto colpa coronavirus, visto il coronavirus slitteranno tutte le date di uscita, quindi vediamo anche quando usciranno e come usciranno e cosa porteranno di novità, se ne vale la pena acquistarle, perché comunque parliamo di un top di gamma che naturalmente si paga, quindi vediamo anche se ne vale la pena. Ditemi ragazzi cosa ne pensate voi lasciando qui sotto un commento. Io vi ricordo di lasciare un bel pollice in su per supportare il canale perché arriveranno tante belle novità. Attivate la campanella perché sarà fondamentale per avere le notifiche dei video che arriveranno successivamente. Io come sempre vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!